ragazze, cari amici, finalmente ci siamo e stiamo partendo per la Giornata Mondiale della Gioventù. Stiamo partendo per andare ad incontrare centinaia di migliaia di giovani che, come voi, si stanno muovendo spinti da una volontà di bene, da una volontà di pace, di comunione, anche se consapevoli che camminiamo sempre tra delle difficoltà, tra delle guerre, tra episodi terribili di cui la storia umana è sempre costellata. Partiamo però! Siamo sull'autobus numero 5 e sono le 6 di pomeriggio mercoledì 1 agosto 2023 esatto. E stiamo partendo per aspetta via. Buonasera. Buonasera, sono le 6 di martedì 1 agosto 2023, ci stiamo dirigendo a Civitavecchia. Bravo, dove ci imbarcheremo questa sera? Sulla nave Grimaldi Lines per raggiungere Barcellona. Ok. Per poi proseguire il nostro viaggio verso Fatima. Per poi andare verso Lisbona. Per poi tornare a Barcellona, poi Barcellona, Civitavecchia, San Vittorino. Che cosa ti aspetti da questa GMG? Beh, un'esperienza unica. Siamo pronti. È ora di partire con gioia, perché andiamo a incontrare qualcosa di bello, che è la gioia del Signore, la gioia di star nella Chiesa. Con il cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane. Saranno 9 giorni importantissimi, durissimi per noi, pieni di fatica, ma penso che sia un'esperienza molto molto importante da fare nella vita e impegnativa soprattutto, però sarà ripagata al 100%. Lina allo studio. Tutti coloro che troveremo là hanno fame e sete di giustizia, hanno fame e sete di bellezza, hanno fame e sete di bontà. E la giustizia, la bellezza, la bontà, che sono sicuro cercate anche voi, ha un nome, è il Signore. Sia lontano da me. Oggi 2 agosto del 2023, in questa nave, in questo planetario, il Signore ti dice: voglio fermarmi a casa tua, voglio stare con te, voglio entrare nella tua vita, ma non lo fa con forza, con violenza, ma ti chiede il permesso di entrare, di dirti quanto ti ama. In questi giorni per qualcuno di voi può essere l'inizio di una vita nuova, di una vita donata, di una vita in cui non c'è il mio io, ma Dio e gli altri. Abbiamo bisogno di essere ascoltati. Ci sono dei sacerdoti qui apposta per voi, per ascoltarvi. Magari di per lì non vi verrà a dire niente, ma loro vi aiuteranno. Oggi può essere per voi il giorno in cui vi rialzate e sentite di essere visti e amati profondamente. Lasciamoci toccare dall'amore infinito di Dio.
siamo ancora sulla nave in arrivo quasi a Barcellona e ho appena fatto la confessione. Credo che sia un momento importante per la preparazione al viaggio alla giornata mondiale della gioventù che ci aspetta. Io sono grato di averla fatta e spero che possa aiutarmi a prendere al meglio e a vivere meglio questa esperienza. Sono le 18.20 di mercoledì 2 agosto 2023, siamo finalmente arrivati a Barcellona dopo 21 ore di nave. E... saluto da Barcellona. Siamo appena sbarcati da Barcellona e ci stiamo dirigendo verso Fatima. Siamo pronti ad affrontare le 650.000 euro di viaggio. Andiamo a Fatima, dove la Madonna chiedeva la pace, la conversione dei cuori. Tanti anni fa, alla fine della prima guerra mondiale, e ancora la guerra è in casa nostra. Chiediamo per intercessione di Maria stasera in questa preghiera che noi siamo, possiamo essere tra quelli che mettono in pratica la parola e non solo degli ascoltatori. La maggior parte delle persone in quest'auto o dormono o giocano a carte. Che giorno è? Giovedì 3 agosto. Ok. 3, 2, 1, azione! Oggi 3 agosto 2023, ci troviamo in terra portoghese, manca circa un'ora e arriviamo a Fatima. La notte è stata lunga e insidiosa, però ce la possiamo fare. Forza! È stata un po' troppo lunga, però tra poco arriviamo a Fatima e quindi attendiamo ancora un pochettino. Continuiamo ad affrontare il viaggio al meglio verso Fatima. Allora, il gruppo della diocesi di Tivoli e Palestrina è arrivato adesso nel santuario di Fatima, adesso pranzerà e poi andrà a celebrare messa nel santuario e poi visita al santuario. Sta andando bene, procede bene, i ragazzi sono stanchi ma sono allegri. Cominciamo a entrare nel vivo della GMG. Siamo arrivati a Fatima, la prima tappa del nostro pellegrinaggio, proprio così stiamo seguendo le tappe di Maria, perché come abbiamo detto più volte questa giornata mondiale della gioventù è squisitamente mariana. Questo è un luogo santo, è un luogo di speciale consacrazione, è un luogo visitato da molti. Mi aspetto di riuscire a incontrare Dio e pregare in questo santuario proprio per la particolarità di questo luogo e quello che rappresenta. Un luogo di grande grazie dove la Madonna è apparsa e anche ci ha chiesto proprio la conversione, quindi il cammino continuo con il Signore, donarci tutto a Lui. In questo luogo noi speriamo possa essere sempre di non solo attrazione ma anche di riconoscimento della vita donata al Signore. Siamo invitate ad accogliere Maria nella nostra casa, nella nostra vita.
mentre voi guardate Maria Santissima che porta Gesù a Elisabetta, che poi potete anche voi nella vostra vita portare Gesù a tutte le persone che incontrate sul vostro cammino. Già si può sentire il clima di solidarietà, di comunione fra tutti noi che siamo venuti qui con un'unica missione. Penso che questo sia stato solo un assaggio di quello che ci aspetta a Lisbona. Non avere paura della santità, perché la santità ci porta a vivere la bellezza, la gioia e la libertà con la massima pienezza. Un'atmosfera che solo qui si trova e non è nemmeno descrivibile a parole. I pastorelli non sono santi perché hanno visto la Madonna, ci ha spiegato Papa Francesco. Sono santi perché sono stati fedeli al dono ricevuto. Crescendo siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. È stato un bellissimo momento che abbiamo condiviso tutti, quello della fiaccolata, e penso che abbia segnato una tappa importante di questo pellegrinaggio, di questa GMG. E non vediamo l'ora di arrivare a Lisbona per assaporare, quindi rendere noi stessi e gli altri gioiosi di quella che è la comunità cristiana. È stata particolarmente bella. E siamo molto emozionati e siamo contenti di vivere questa meravigliosa esperienza. Aggiornarvi su quello che ci ha detto il Papa ieri, perché se noi non c'eravamo, però è stato accolto già a Lisbona, al momento in cui dà inizio la giornata della gioventù, da centinaia di migliaia di giovani. Ha domandato cosa siete venuti a fare qui, ce lo domanda anche a noi, cosa siamo venuti a fare? Probabilmente a cercare Gesù, a cercare un incontro, e lui diceva venite a incontrare uno che vi conosce per nome, vi ama e vi chiama. Se siamo amati da questo Dio che ci conosce veramente come siamo, ci chiama anche per raggiungere la felicità. Siamo arrivati a Lisbona, prime sensazioni. Caldo, molto caldo, però siamo positivi, non sappiamo ancora dove andiamo a dormire, però ottimismo. Tutto ok. L'ultimo. Il momento saliente di queste giornate? Cioè saliente? Più bello. Ah, la veglia, se la veglia. La cosa Fatima con le candele. Si chiama la fiaccolata. Faccio quello lo taglio. Per adesso la fiaccolata a Fatima con tutti quanti gli altri, dove abbiamo conosciuto anche altre persone provenienti da altri paesi. The best moment was when the Pope arrived. Che ti guardo, penso a come stai, a come vivi, a quanto sei felice. Voglio stare dentro te. Per noi il miglior momento quando è stato? Quando siamo usciti dalla nave. Ma no, penso a livello cantone. Ieri? Cioè a livello di preghiera. A me quando siamo usciti dalla nave. Abbiamo ieri quando stavamo con tutti quelli che avevamo beccato, spagnoli, brasiliani, cose. Ieri quando abbiamo iniziato a fare amicizia con altra gente fino alla messa alla Fatima. Finalmente forse avremo il kit e un alloggio per questa sera. What is your good?
croce è il senso più grande dell'amore più grande, quest'amore con cui Gesù vuole abbracciare la nostra vita, la tua, quella di ognuno di noi. Gesù cammina per me, dobbiamo dirlo tutti. Gesù comincia questo cammino per me, per dare la sua vita per me. E nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici, di colui che dà la sua vita per gli altri. Non dimenticatevi questo. Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita. Sia l'atmosfera che si viene a creare tra persone che sono tutte lì per uno stesso obiettivo, no? Per vedere il Papa, per pregare insieme. È il momento clou che inizia stasera e domani, la veglia e la messa con il Papa e tanti giovani che amano il Signore e la Chiesa. Direi che stiamo vivendo un momento di grande gioia, di grande speranza, di grande possibilità di futuro per la Chiesa, e spero che lo sia anche grazie a chi partecipa a queste giornate, dalla nostra diocesi, anche per la nostra diocesi di Tivoli di Palestrina. Che cade nella vita, che ha un fallimento, che anche fa errori pesanti, gravi, è finita quella persona? No, non mi sento. I momenti veramente belli sono stati secondo me quelli della veglia, quelli in cui siamo stati lì tutti insieme in ginocchio a pregare. Quando vediamo qualcuno, amico nostro, che è caduto, cosa dobbiamo fare? Aiutarlo ad alzarsi. L'unico momento che è lícito in cui è permesso guardare una persona dall'alto verso il basso è per aiutarla ad alzarsi. La cosa che mi è piaciuta di più è stata l'adorazione eucaristica, cioè vedere migliaia di giovani inginocchiati davanti al Santissimo è qualcosa che fa sentire anche, tra virgolette, meno solo sapere che in tutto il mondo ci sono giovani che condividono una parte di vita tua, insomma. A me ha colpito molto vedere tanti giovani pregare insieme e il momento dell'adorazione è stato quello che ho sentito di più. Il momento successivo dava ancora più significato a quello precedente. È stato bello vedere l'universalità della fede. Si sperimenta la presenza di Dio e siamo segno visibile di vocazioni belle. Qua si fa un'esperienza di chiesa, una chiesa grande e bella dove ci si incontra in mondo. Voi che coltivate sogni grandi, a voi giovani che volete cambiare il mondo e volete lottare per la giustizia e per la pace, a voi giovani che siete il presente e il futuro, proprio a voi giovani Gesù dice non temete, non abbiate paura. Lo aspettavo. Eravamo in tanti, abbiamo socializzato anche con tante persone che comunque non erano nel nostro paese, siamo fatti firmare le bandiere. E quando siamo andati in giro a farci firmare le magliette o a scambiarci le cose che avevamo, sarà molto bello. Anche quando ognuno cantava un coro, magari in un'altra lingua, un italiano, uno spagnolo, uno argentino. Si rompono gli schemi di sempre, quindi ci si vuole più bene, perché non c'è timore di incontrare gli altri, di
di condividere, perché si sa che si sta tutti qui per lo stesso motivo. Stupisce tutta questa gente unita per un solo motivo. I ragazzi si stanno divertendo, però la cosa più importante è che porti frutto per i ragazzi, frutto in Cristo. Questo serve pure per riprendere la forza e l'energia, perché Gesù ci sta sempre vicino e nonostante noi, ecco, arriva sempre a tutti, questa ne è la prova. E la prossima giornata mondiale della gioventù tendrà luogo in Asia, sarà in Corea del Sud, in Seul. Vediamo che fa questo Sud Corea, perché mi pare un po' lontanuccio. Non molliamo, quindi ci vediamo al prossimo appuntamento in Corea. Ragazzi, a Seul ci dobbiamo andare. Fare un bel applauso al nostro vescovo Mauro, che ci ha portato a Lisbona a vedere il Papa. Buonasera a tutti gli ascoltatori, siamo arrivati poco fa nel nostro B&B, dove alloggeremo fino a domani. Tra poco. Lo vedi, Born from fire, sparks flying from the sun. I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. No fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that works from a broken place, it's where the victory's won. 'Cause you fail, no fear. Mi piacerebbe che tornate dal nostro pellegrinaggio, voi diventaste dei piccoli apostoli della gioia nella nostra città e diocesi di Tivoli, di Palestrina, nei vostri paesi. Gente che dice: io ho incontrato, sono andato alla giornata della gioventù e non ho fatto turismo religioso, ma ho incontrato il Signore. Ho incontrato tanti giovani che come me vogliono credere nel Signore. E per me è stato bello, per me è gioioso e te lo condivido. Mi porto tanta gioia nel cuore, a differenza di come sono partita, con tante ansie e paure. Dietro mi porto sicuramente una crescita sia in fede, ma anche per quanto riguarda la fratellanza. È stata un'esperienza fantastica. Ho provato un brivido per la prima volta, anche solo guardando tutte quelle persone insieme, sicuramente anche per la presenza del Papa, una figura molto importante. Quando il Papa stava in arrivo al punto d'incontro per la giornata mondiale della gioventù e tutte le persone che lo incontravano soltanto a vederlo sono scoppiate a piangere per l'emozione. Camminiamo nella speranza, guardiamo le nostre radici e andiamo avanti, senza paura. In questa GMG ho scoperto e confermato di più che ci sono tanti giovani
in cerca di Cristo, in cerca della verità, in cerca dell'amore, ed è una cosa bella. Mi riporto dietro il saper essere più al centro di qualcosa che, anche se è grande, ti fa sentire importante. Perché abbiamo incontrato tanti nuovi fratelli, nuove sorelle. GMG è fantastica perché sostanzialmente permette di unirti a tuoi coetanei in preghiera e permette soprattutto di comprendere appieno il senso della spiritualità e della comunità cristiana. Dal punto di vista spirituale mi sento sicuramente più vicino a Dio dopo questa esperienza. Dal punto di vista umano ho stretto molte nuove amicizie e ho rafforzato quelle che già avevo prima. Mi è piaciuta molto l'atmosfera che si è creata tra noi gruppo, ma anche il rapporto che si è venuto a creare con altri gruppi, con persone che non avevamo mai visto né conosciuto, anche di altre nazionalità. Il ricordo più bello penso sia stato vedere alla veglia tutte quelle persone lì per un unico motivo che ci legava, e ogni singolo sorriso di ogni persona veramente è stato stupendo. Tanti volti, tanti cuori di tanta gente bella da tutto il mondo che ho conosciuto. Bella gente, infatti si è venuta a creare un bel gruppo di amici. E momenti belli sono stati appunto quelli condivisi con questo gruppo di amici, perché c'è stata veramente tanta unione, anche nei momenti difficili, di fatica. Bellissima esperienza, fatta anche con grandi sacrifici, dopo tutto quello, cioè come il modo in cui abbiamo dormito, però sono stato molto contento di questa esperienza e la porterò dentro per tutto il resto della mia vita. E mi ha dato anche la capacità di adattamento che prima non avevo. Nonostante tutto ti cambia, ti apre il cuore all'amore e ti lascia qualcosa di bellissimo all'interno del cuore e dello spirito. Questa GMG mi è piaciuta molto, non me l'aspettavo così, sono stato sorpreso in positivo e mi sono piaciuti tutti quanti i momenti, sia di preghiera che quelli passati assieme come parrocchia, e mi porterò tanti bei ricordi. Può sembrare banale, ma quello che mi porta è il ricordo, e credo che questo sia l'aspetto più importante, perché poi magari andando avanti nella vita tu puoi dire che ho partecipato alla GMG a Lisbona e tutto quello che mi ha lasciato è stato un bagaglio che io mi porto dietro per gli anni a venire. È stata un'esperienza stupenda, vissuta con persone stupende, e mi è rimasto un bel ricordo, sicuramente lo rifarò. Un momento bellissimo di fraternità e di condivisioni con altre persone che apparentemente mai viste e conosciute. È stato il momento in cui ho capito di non essere solo in questa enorme comunità della fede universale, e anche appunto durante la messa, appunto durante le parole del Papa, che c'è stato proprio un silenzio collettivo che mi ha molto commosso. Questa grande esperienza di fraternità che ci ha unito tutti quanti, con tutti i giovani che siamo partiti del Lazio, e che ha reso anche più forte le relazioni all'interno del gruppo con cui sono partito, che ho accompagnato, e mi auguro che insomma sia un piccolo seme per un futuro sia a livello insomma diocesano, ma anche a livello personale per ognuno di noi, che possa insomma dare frutto. Vedremo se i semi seminati porteranno frutto. Oggi come oggi i giovani, soprattutto i giovani che sono credenti e praticanti, vengono trattati come sfigati tra virgolette, o comunque vengono presi in giro proprio perché credono, e invece aver visto tutta questa gente presente è stato un bel effetto. Tantissimi nuovi amici, tanta speranza e tanta gioia. Tanta fede, tanto amore da parte della gente. Amicizie più strette, relazioni più unite, e poi un'esperienza che rimarrà dentro per sempre, diciamo. Mi porta soprattutto l'amicizia che si è creata in pochissimo tempo con questo gruppo. Ho vissuto delle esperienze, penso, veramente uniche. Questo è il miglior lato della GMG, i rapporti umani. Mi porto un po' di
scioltezza, nel senso che sono sempre stata molto chiusa in me, non ho mai socializzato con nessuno e ho imparato a socializzare con tante persone anche di nazionalità diversa. Mi ha insegnato a conoscere meglio me stessa e a portare a termine anche alcune idee. E poi la riconferma del fatto che non sono scema a credere alla mia età a Dio, perché ho avuto la conferma che tanti ragazzi come me condividono la mia fede, quindi mi hanno fatto sentire un po' meno sola. Dopo questa esperienza mi sono avvicinata ancora di più al Signore. Chi ha la veglia, chi nel cammino, chi nel condividere le fatiche, chi nel condividere i biscotti con l'amico. Avete avuto un'esperienza di gioia, di incontro con Dio. Ditelo a tutti. E tornando a casa, ditelo a tutti. Io spero tanto in voi. Penso che porterò tutto questo nel mio cuore, lo racconterò ovviamente a tante altre persone e consiglierò loro, ai miei amici, comunque a chiunque voglia sapere, di andare alla giornata mondiale della gioventù. I giovani che vanno in chiesa, che fanno queste cose, lo sono sempre di meno, e quindi conoscere altre persone che continuano ad andare a fare queste cose è sempre bello, e far creare nuove amicizie è fantastico. Fa strano dire, ma io sono arrivato qua senza conoscere nessuno e in una settimana c'è come se avessi una famiglia, quindi mi sento veramente felice. Tutti gli sguardi delle persone che ho incontrato, e ho scoperto Cristo in ognuno di loro. 1,5 milioni di persone, ragazzi, 1,5 milioni di ragazzi alla GMG 2023 Lisbona. Ciao Lisbona, GMG 2023. Cercheremo ancora di più di fare in modo che questa fraternità e questa amicizia diventi sempre più forte per costruire veramente un futuro per la pastorale giovanile, come ci ha augurato e auspicato il Vescovo, che questi ragazzi che hanno partecipato diventino lo zoccolo duro della pastorale giovanile diocesana. Nave alle mie spalle, che ha riportato a Civitavecchia i ragazzi del Lazio che hanno partecipato alla GMG di Lisbona, è ormai vuota. Sentiamo le voci che abbiamo raccolto e poi la linea allo studio. Ciao, benvenuti alla nuova edizione. Mi porto a casa sicuramente i rapporti che ho avuto con i ragazzi, ma la vostra attenzione prego. Antonio, c'è questa vespa qua sotto. Vado? Stai scherzando? Perché sennò okay. Sei... Ok. Attenzione, per favore. Mi sono già scordato. Allora, sicuramente quello che mi porto dentro è il fatto di avere... La vostra attenzione, prego. Un'ammazzata. Perché è stata un'ammazzata. Però, tutto sommato, bello. La materia prima del posto ancora non l'abbiamo provata, quindi lì vedremo le aspettative. Cioè, prendiamo un velo pietoso. Questa tagliala, perché se la metti già la mia. Scusa, come l'hai detto? Vabbè, taglia, taglia, taglia. Sono le 8:30 di sera, quindi deve Pesche, pesche a volontà. Cozido a portoghese, it's really good. Oh. Cozido o portoghese, è molto buono. Buoni, però un po' troppo appiccicosi per i miei gusti. Ok, lui è d'accordo. Pastenata. Non mi viene niente, 2000 euro se qualcuno me li dà, sono felice. Grazie mille per il tuo tempo. Si può fare la seconda poi, vero? Certo. Possiamo rifare? Vai. Ok, ok. Ciao, uno, buono. Ciao, uno, vabbè, ciao, che non ce la faccio. Sei story of my life, I give her all, I spend her love until she's broke inside. The story of my life, the story of my life, the story of my life. Thank you.
Nella vita niente è gratis. Tutto si paga. C'è solo una cosa gratis. È l'amore di Gesù. Ah, la gioventù del Papa! Sta... Vediamo i Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar.